Un caloroso benvenuto a tutti gli amici di Nero Verde Channel. Siamo con Giuliano Iannotti, allenatore del Gaggiano. Innanzitutto buonasera mister. Buonasera. Io nel primo tempo soprattutto ho visto un gran bel Gaggiano. Cosa ne pensa mister? Sì, è vero. Oggi avevamo fuori un paio di giocatori importanti e il centrocampo nostro, che solitamente è forte, però non stavano benissimo sia l'11 che il 10, che sono Ventura e De Santis, che sono quelli che fanno gioco. Infatti ha retto un tempo, poi secondo tempo infatti abbiamo dovuto sostituirli, erano, non stavano bene, insomma, non stavano molto bene. Comunque abbiamo fatto una buona gara, secondo me. Ecco, infatti io direi che comunque da parte vostra che voi ci sia anche del rammarico, perché poteva anche essere, poteva tranquillamente essere anche un pareggio. Sì, secondo me il risultato giusto sul campo era un pareggio. Poi secondo me il secondo gol vostro è stato un fuorigioco del numero 8, che era in fuorigioco, e alla fine il giocatore loro dentro l'area, che la stoppa, l'ha presa con le mani, non ci ha dato rigore. Comunque vabbè, purtroppo le sviste arbitrali non possiamo farci niente, possiamo solo innervosire e basta. Però da una parte ci saranno magari le immagini, visto che abbiamo le immagini della partita, che potranno anche chiarire. Sì, sì, sì. Mister, un passo falso comunque quello del Gaggiano, penso che sia l'obiettivo di quello di mantenere una posizione di alta classifica. Sì, sì, il nostro obiettivo è quello di fare il salto di categoria. Non so se arriviamo primi, perché non lo so, mancano tante partite, ma sicuramente i playoff sarà il nostro obiettivo. Anche perché oggi abbiamo giocato contro, secondo me, che ho giocato col Canazza, con fuori 8 giocatori, abbiamo perso immeritatamente anche lì. Oggi, secondo me, la Castellanzese è la squadra più forte del campionato, perché lo sapevamo già prima. Mi aspettavo un po' più di gioco, loro giocano un po' più a palle lunghe, mi aspettavo giocavano un po' meglio, però vuol dire che ci rispettano e hanno avuto anche loro paura. Quindi aver fatto perso, non dicevo hai perso comunque, hai perso, però abbiamo fatto un'ottima figura, il risultato giusto era un pareggio contro una delle squadre più forti, sicuramente ci fa credere che possiamo fare un campionato incredibile. Ringraziamo il mister del Gaggiano, arrivederci, salve. Arrivederci, grazie, salve.